Il terzo polo è pronto a lanciare la sfida anche in Abruzzo a centrodestra e centrosinistra per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Questa mattina a Pescara presentati i programmi e candidati della formazione politica guidata dai leader nazionali Matteo Renzi e Carlo Calenda. Nella nostra regione in campo come capilista saranno Camillo D'Alessandro per il Senato e Giulio Sottanelli per la Camera. Si punta anche al voto degli scontenti dei due schieramenti maggiori. In realtà ci sono due Italia, quella rappresentata da destra e sinistra, che possono essere accomunate. Non c'è più il centro, non c'è più lo spazio dei riformisti in quelle coalizioni. Da un lato a sinistra sono esplosi con i 5 Stelle, dall'altro a destra la trazione sovranista di Meloni racconterà una nazione isolata nel mondo. C'è la possibilità di rompere questo schema destra-sinistra perché c'è un'altra Italia ed è l'Italia di Draghi. Ogni voto dato a noi è un'Italia che riporta Draghi vicino alla guida del Paese. C'è un'Italia silenziosa che non accetta quello che sta accadendo, come si sono formate le liste, non riesce a comprendere dopo Draghi che cosa accadrà nel Paese. Questa Italia silenziosa che non fa rumore ma che la mattina fa i conti con se stessa, con il caro energia, con le bollette, con la crisi economica che viene dalla guerra e non solo, bene, questa Italia silenziosa ha una soluzione che si chiama Terzo Polo. Sottanelli parla di un Abruzzo che vuole tornare a contare davvero nei palazzi romani. Certamente per rappresentare al meglio la nostra regione, che purtroppo negli ultimi anni non è stata trattata bene dai partiti in generale, e confermano anche in questa occasione, dove sono stati catapultati 4 candidati da fuori regione in posizioni tutte eleggibili, quindi è stato all'Abruzzo è stata tolta una rappresentanza importante. Quindi noi come Terzo Polo abbiamo dei candidati con un cursus honorum di grande qualità che certamente possono rappresentare al meglio l'Abruzzo e certamente saremo la grande novità di queste elezioni. Ritengo che noi possiamo avere un buon risultato perché abbiamo un programma concreto, un programma definito, un programma che in maniera pragmatica non sono slogan, ma il programma contiene le azioni e le risorse per andare a raggiungere quegli obiettivi che sono fissati all'interno del programma.